Lo sbrogliamento è anche su Telegram. Cercalo per conoscere in anticipo gli argomenti dei prossimi video e tenerti aggiornato su tutte le attività. Ciao, sono Teresa Montesacco ed oggi con lo sbrogliamento parliamo della cosiddetta sindrome di Stendhal. La sindrome di Stendhal fu così denominata dalla psichiatra italiana Graziella Magherini nel 1979, la quale a quell'epoca lavorava all'ospedale Santa Maria Nuova a Firenze. La psichiatra cominciò a notare che molti turisti nel visitare Firenze sembravano essere sopraffatti da una serie di sintomi, inclusi attacchi di panico ed episodi psicotici, per 2 o 3 giorni. Il primo a descrivere questa condizione fu l'autore francese conosciuto come Stendhal, che nel 1817 descrisse in dettaglio delle esperienze negative all'interno del suo libro Roma, Napoli e Firenze, viaggio in Italia da Milano a Reggio Calabria, esperienze occorse mentre ammirava l'arte fiorentina del Rinascimento italiano. E per questo la sindrome di Stendhal è altrimenti nota come sindrome di Firenze. Quando Stendhal visitò la Basilica di Santa Croce a Firenze e vide gli affreschi di Giotto, si emozionò tantissimo. Lo stesso Stendhal scrive: ero in una sorta di estasi a partire già dall'idea di essere a Firenze vicino a grandi uomini di cui avevo visto le tombe. Assorto nella contemplazione di una sublime bellezza, ho raggiunto il punto in cui si percepiscono sensazioni celestiali. Tutto parlava così vividamente alla mia anima. Ah, se potessi dimenticare. Sentivo il cuore battere forte e la vita che mi veniva risucchiata. Camminavo con la costante paura di cadere. In realtà la cosiddetta sindrome di Stendhal non è stata indagata in maniera approfondita dal punto di vista scientifico. Ma quel che è chiaro è innanzitutto che non riguarda solo Firenze, ma il visitare luoghi particolarmente suggestivi, in grado di scatenare forti reazioni emotive. In secondo luogo, i sintomi non sono sempre gli stessi in diverse persone e pertanto non sono inquadrabili in una sindrome o in un quadro psicopatologico univoco. E tu ne hai mai sentito parlare? Ti è mai capitato di sentirti fisicamente male di fronte ad un'opera d'arte? Se ti va, fammelo sapere nei commenti. Io sono Teresa Montesacchio e questo è lo Sbrogliamento. E se vuoi saperne di più su Mente e Cervello, metti mi piace alla pagina Facebook e cerca lo Sbrogliamento su Telegram. Ciao!